Sia Spazio Udine sia lo stesso sindaco De Toni hanno orientato la loro attenzione a interventi puntuali sui quartieri. Il Parco Ardito Desio è al centro della vita di un quartiere che è Villaggio del Sole, che necessita di una riqualificazione dal punto di vista sia urbano sia sociale. Pertanto, con l'aiuto e il contributo di Officine Giovani, che è un presidio socio-educativo del comune sito proprio al Villaggio del Sole, abbiamo instaurato un rapporto comunicativo e di confronto con gli skater, che sono i principali fruitori del parco Ardito Desio, che hanno manifestato la necessità di un rinnovamento della struttura per le loro attività, in quanto quella preesistente è sostanzialmente usata da atleti, perché di sport parliamo, di livello professionale, e non è utilizzata da chi invece vorrebbe imparare, da chi invece proviene da quella cultura skater che è più underground, e sono stati ormai da 20 anni in qualche modo impegnati a costruirsi dei manufatti per assolvere alle loro necessità. E questo ci ha portati a riflettere e a scegliere quel posto lì per presentare il nostro progetto a questo bando, per ottimizzare e soprattutto mettere a norma la struttura, ma soprattutto per soddisfare quelle che sono le esigenze dei fruitori del parco. Assieme abbiamo progettato questo intervento, che speriamo la Regione accolga con favore, e di riuscire il più presto possibile a realizzare.